Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Luculus Games su YouTube e su quella piattaforma viola di cui trovate il link in descrizione e dove vado in live tutti i giorni dalle 20:30 dal lunedì al venerdì, mentre dalle 17 il sabato e la domenica. Oggi parleremo finalmente di un argomento che vi sta molto a cuore, mi avete chiesto di discuterlo da mesi, oggi finalmente parliamo di come si fa una tattica su Football Manager. La prima cosa che bisogna sapere quando si va a creare una tattica è che ci sono alcune voci che vanno a limitare la scelta di alcuni parametri, il tutto è a cascata. Al primo posto ci sta sicuramente la mentalità. La mentalità incide soprattutto sul ritmo di gioco e sullo stile dei passaggi. Andiamo su fase di possesso e passiamo da una mentalità offensiva a una mentalità molto difensiva. Fate caso a quello che accade alla barra dello stile dei passaggi e a quella del ritmo di gioco. Andiamo quindi in molto offensiva, vedete? Qui addirittura c'è un blocco, mi dice il gioco che non posso andare oltre i tre quarti di questa barra, ma automaticamente è cambiata anche la descrizione. Ritorniamo su offensiva, i stili di passaggi erano poco più che diretti, il ritmo era molto più alto. Ritorniamo su molto difensiva, è cambiato sia lo stile dei passaggi perché la barra è rimasta al centro, ma la descrizione è poco più corti, mentre il ritmo di gioco è diventato leggermente più basso, quindi la mentalità incide in maniera determinante sullo stile dei passaggi e sul ritmo di gioco. Quindi non fossilizzatevi tanto sulle barrette quando sono ampie, ma sulla descrizione della barretta. In questo caso la mentalità molto difensiva ci permette di partire da uno stile molto più corto e poi via via ci fa salire sempre di più in avanti. Questa barra determina la lunghezza del passaggio, mentre il ritmo di gioco determina quanto si muoveranno velocemente i giocatori sul campo. Sarebbe bello potervi parlare anche delle varie tipologie di mentalità, ma per quanto mi riguarda, da FM19 in poi, è come se non esistessero da molto difensiva a equilibrata. Utilizzo solo positiva, offensiva e molto offensiva. Da quelle che sono state le mie esperienze, mi sono trovato benissimo e ho vinto lo stesso con queste sole tre mentalità, perché mi sono reso conto che abbassare la mentalità oltre la positiva significa semplicemente prestare il fianco all'avversario. Tenete presente che se voi vi difendete in continuazione, prima o poi qualche fallo lo fate nei pressi della vostra area, il che significa che regalate la possibilità al vostro avversario di punirvi magari con un calcio di punizione. Quando le partite finiscono, magari grazie a un gol fatto su rimessa laterale, su calcio di punizione, su calcio d'angolo, quindi perché favorire l'avanzata dell'avversario sempre più verso la vostra porta? Personalmente sfrutto soprattutto la mentalità offensiva e metto la positiva solamente quando ho la squadra nettamente più scarsa rispetto a quella del mio avversario, o magari sono in trasferta una partita di coppa, perché in coppa conviene sempre essere più prudenti visto e considerato che l'avversario ci mette sempre di più. Questa è un po' un'anomalia soprattutto di FM20, in FM19 non era così netto questa distanza tra partite in casa e partite in trasferta, soprattutto nelle partite di Coppa Europea. E metto la molto offensiva invece quando magari sono sotto, devo assolutamente strappare un pareggio negli ultimi 20 minuti, metto la molto offensiva. Lo faccio anche quando magari mi serve per forza la vittoria. Attenzione però, perché la molto offensiva fa saltare un po' lo schema che avete preparato, quindi è da utilizzare comunque con le pinze, perché si rischia chiaramente molto di più qualche contropiede avversario. Se proprio mi rendo conto che semplicemente abbassare poi la mentalità da offensiva a positiva non mi sta ancora aiutando a difendermi meglio dal mio avversario, quello che faccio è abbassare i giocatori che eventualmente sono presenti sulla tre quarti e magari in aggiunta vado a togliergli anche l'atteggiamento offensivo e metto quello di supporto. Tempo fa esisteva anche una regoletta che metteva in relazione la tipologia di mentalità con il numero di giocatori in atteggiamento d'attacco e di supporto. Per quanto mi riguarda, da FM19 questa regola non la seguo più perché non mi sembra funzionare. Mi limito a mettere semplicemente con la mentalità offensiva almeno 3 giocatori con atteggiamento d'attacco e mi metto con almeno 2 giocatori in atteggiamento d'attacco se utilizzo la mentalità positiva. Vi ricordo anche che non bisogna mai mettere 2 giocatori troppo vicini, sia in verticale sia in orizzontale, con lo stesso atteggiamento di attacco. Se invece uno dei due ha l'atteggiamento di supporto e l'atteggiamento di attacco è l'ideale. Se hanno entrambi l'atteggiamento di supporto non è però un problema. Una cosa che vi voglio anche ricordare, anche se poi affronteremo dopo il tema del fuorigioco, è che se utilizzate il fuorigioco e una linea di difesa alta, non bisogna mai
mettere un difensore con atteggiamento di copertura, perché nel momento in cui voi mettete un giocatore in atteggiamento di copertura vi va a mettersi come ultimo baluardo, e il che porta poi il difensore a non rispettare il tempo di risalita dei suoi compagni, e il fuorigioco rischia di non funzionare. Quindi mi raccomando, se utilizzate il fuorigioco e la linea di difesa alta, limitatevi all'uso di difensori con atteggiamento di difesa, che è la soluzione assolutamente migliore. E se alla cima di questo ordine gerarchico, che ci permette poi di andare a determinare e limitare le istruzioni che possiamo dare alla nostra tattica che andiamo a creare, troviamo per l'appunto la mentalità, al secondo posto di questo ordine gerarchico ci sono le istruzioni che noi andiamo a dare in fase di possesso, transizione e non possesso. Tenete presente che la combinazione particolare tra le istruzioni che voi andate a dare alla vostra tattica in fase di non possesso, transizione, possesso e alla mentalità che voi andate a scegliere, questa somma, questa combinazione di cose andranno a definire quello che il gioco chiama stile tattico. Stile tattico quindi non è nient'altro che un'etichetta, non è una nuova variabile, è un'etichetta che voi potete comodamente richiamare, e sapete che se cliccate ad esempio su Gegenpress vi dovrete aspettare uno stile in cui l'ampiezza è stretta, perché i giocatori sono compatti, in cui lo stile dei passaggi è a metà tra uno stile corto e uno stile lungo, e che il ritmo è davvero molto molto alto e i giocatori sfruttano assolutamente l'inserimento negli spazi. Tutti questi concetti tra un po' li capirete, perché ve li spiegherò nello specifico, ma in questo momento mi preme farvi capire cosa è appunto lo stile tattico. Allora, col Gegenpress, in fase di non possesso, trovate un'intensità di pressing estrema. Guardiamo cosa succede nel momento in cui scegliamo lo stile tattico di Gegenpress ai giocatori che stanno in campo. Prendiamo ad esempio il centrocampista laterale Tripaldelli, andiamo su modifica. Vedete che qui su intensità di pressing c'è scritto meno pressing. Ricordatevi il valore di meno pressing e la lunghezza di questa barra. Andiamo adesso a la fase di non possesso, sempre con questo stile di gioco, e mettiamo a tre quarti l'intensità di pressing. Ritorniamo un'altra volta su Tripaldelli, andiamo su modifica, guardate cosa è comparso. Non abbiamo più una singola e lunghissima barra, ma troviamo una barra che può essere spezzettata in due. Possiamo ritornare a mettere il meno pressing come prima, o possiamo lasciargli l'intensità di pressing standard. Avete visto come il pressing dato in fase di non possesso all'intera squadra abbia influito sulla possibilità o meno di modificare il pressing del giocatore. Questo cosa ci fa capire? Che quando noi andiamo a modificare alcuni parametri, dobbiamo poi essere consci che questi parametri influenzeranno poi i ruoli dei giocatori, come i giocatori si muoveranno in campo. Lo stile tattico non influenza solo il modo di pressare di un calciatore quando il pallone ce l'ha l'avversario, influenza anche il suo modo di distribuire il pallone quando ce l'ha effettivamente tra le gambe il singolo giocatore. Ora, prendiamo ad esempio lo stile tattico del Gegenpress. Questi sono dei preset, chiaramente voi potete sempre modificare, però per il momento soffermiamoci sul fatto che nel momento in cui scegliamo lo stile tattico del Gegenpress, il gioco prevede uno stile di passaggi standard. Ritorniamo sul nostro centrocampista Oliver Hutton, torniamo sul modo di passare la palla di Oliver Hutton quando effettivamente ha il possesso del pallone, come potete notare è standard di base. Andiamo un'altra volta in fase di possesso, mettiamo uno stile di passaggi corti. Vediamo un po' cosa succede adesso a Oliver Hutton. Andiamo su modifica e come potete notare, magicamente non è più standard lo stile di passaggi, ma è diventato corto. Questo per farvi capire che in realtà, quando voi avete scelto appunto mentalità e stile tattico, avete già predeterminato alcune caratteristiche dei vostri singoli calciatori. Questo chiaramente non vi impedisce di andare poi su modifica e cambiare comunque lo stile dei passaggi, però capite che da corti voi potete andare su diretti, non più su standard, perché appunto il gioco, nel momento in cui avete deciso quella tipologia di passaggio corto, non vi permette di andare oltre questa possibilità. Quindi dovete fare bene la vostra scelta della mentalità e dello stile tattico, perché, come vi ho fatto notare, ha influenzato in maniera determinante sia sullo stile dei passaggi sia sull'intensità di pressing. Entriamo adesso nel vivo di questo tutorial, cercando di capire un po' di più sullo stile tattico. Col tiki-taka
ci sta uno stile di passaggi molto corto, un ritmo di gioco molto più basso e ad esempio un'ampiezza attacco abbastanza stretta. Ecco, alle volte è consigliabile, soprattutto se si ha le prime armi, partire proprio dagli stili tattici e poi andarli a modificare per cercare una conclusione, un risultato un po' più personale. Però vi consiglio di andare a valutare gli stili tattici dall'inizio per evitare di commettere errori gargantueschi. Ad esempio, un errore gargantuesco qui sarebbe avere uno stile di passaggi molto corto, un ritmo molto basso e poi invece andare a mettere l'ampiezza d'attacco larghissimo. Perché sarebbe un errore? Perché se voi avete i giocatori molto distanziati tra di loro, poi non ha senso che i passaggi siano corti. Come fa a essere un passaggio corto se i giocatori sono molto distanti tra di loro? Alle volte non bisogna fossilizzarsi troppo sulle singole parole. Qui ad esempio attacco non sta ad indicare effettivamente il solo reparto di attacco, ma indica tutti coloro che attaccano. L'attaccante, in termine calcistico, magari chi ha fatto l'arbitro se lo ricorderà, appunto nel regolamento del gioco del calcio, è colui che attacca. Quindi in realtà potrebbe essere anche un difensore che ha la palla tra i piedi e sta appunto attaccando l'avversario. Guardate cosa accade appunto ai vari reparti, anche ai difensori e ai centrocampisti. Se io vado ad allargare questa barra, appunto si stanno allargando le distanze tra i giocatori. E passiamo alla modalità di gioco. Cosa vuol dire giocare la palla negli spazi? In questo caso diciamo che la descrizione che ci dà il gioco è abbastanza giusta. Per giocare la palla negli spazi significa attuare uno stile di gioco che non prevede una situazione statica di attacco, di possesso del pallone in fase di attacco, ma esorta i giocatori a muoversi in continuazione e buttare la palla lì dove magari il tuo compagno ancora non è, ma dove il tuo compagno dovrebbe arrivare. È tipico di quegli stili di gioco basati sul movimento continuo, ad esempio nel Gegenpress. Vediamo un attimino lo stile tattico del Gegenpress, infatti andiamo poi su possesso e vedete è selezionata di base e preselezionata proprio la voce giocare la palla negli spazi. Avete notato anche lo stile dei passaggi e il ritmo di gioco come sono completamente diversi rispetto al tiki-taka? Nel Gegenpress lo stile dei passaggi è standard, come vi ho detto all'inizio, questa barretta sta semplicemente ad indicare quanto lunghi dovranno essere fatti i passaggi dei vari giocatori. Ora, più i passaggi sono lunghi, più chiaramente si è esposti all'errore. Il passaggio estremamente diretto o il passaggio più diretto dovrebbero essere effettuati soprattutto quando si vuole spazzare il gioco, magari si vuole difendere o magari si vuole provare a giocare di rimessa. Ad esempio, se io voglio effettuare il tiki-taka, non utilizzerò mai lo stile tattico di un passaggio lungo, ma sfrutterò il molto corto, perché una dei diktat del tiki-taka è proprio quello di fare densità. I giocatori sono molto vicini e si passano la palla in continuazione. Come potete notare però il ritmo di gioco è basso. Ritmo di gioco, attenzione, non indica la velocità di movimento della palla, ma indica la velocità di movimento dei giocatori. È chiaro che nel tiki-taka i giocatori sono molto statici, soprattutto quelli che stanno dietro, mentre si muovono un po' di più quelli che stanno lì davanti, ma con accelerazioni. Quindi il ritmo di gioco nel tiki-taka è basso perché appunto i giocatori stanno fermi e quello che gira velocemente in realtà è la palla, e il pallone, non è il giocatore, e questo spiega perché il ritmo di gioco qui è molto basso. Se chiaramente voi volete invece emulare più lo stile tattico di Sarri, dove in realtà i giocatori si muovevano un po' di più, questo ritmo va un po' elevato. Chiaramente non bisogna esagerare troppo, perché comunque il sarrismo è una sorta di evoluzione in un certo senso del tiki-taka di Guardiola. Perdita di tempo, cosa vuol dire e quando conviene utilizzarla? È una variabile molto delicata. Io sinceramente non la sfrutto mai sin dall'inizio di una gara, ma la metto più che altro nell'ultimo quarto d'ora, negli ultimi 10 minuti, se vedo che sono in vantaggio di un solo gol e vedo che l'avversario sta continuamente attaccandomi e i miei giocatori faticano a contenerlo perché magari sono stanchi o perché l'avversario è più forte sulla carta di me. Quindi allargo questa barra fino al massimo e metto la perdita di tempo al massimo per far sì che i miei giocatori ritardino la ripresa di gioco in tutte quelle situazioni di palla inattiva, quindi rimessa laterale, calcio di punizione e calci d'angolo. Chiaramente di base conviene tenerla sempre al minimo se volete giocare a pallone palla a terra, soprattutto nel tiki-taka ovviamente non c'è mai la perdita di tempo, perché uno dei diktat della tiki-taka è proprio quello di mantenere sempre il pallino del gioco e non permettere all'avversario di poter giocare il pallone. Però se noi andiamo a vedere qualche altro stile tattico, ad esempio il catenaccio prevede proprio la perdita di tempo. C'è ad esempio la barra a metà, perché nel catenaccio si vuole difendere appunto magari un risultato sin dall'inizio, dal primo minuto della partita, perché magari all'andata ci è andata particolarmente bene e al ritorno però sappiamo che andiamo in casa dell'avversario, l'avversario è più forte, quindi magari uno stile tattico di catenaccio potrebbe aiutarci a mantenere il vantaggio acquisito all'andata.
Un altro stile tattico simile al catenaccio è il parcheggio all'autobus, che in più però ha questa volontà di buttare subito la palla con cross di prima e provare anche eventualmente a ripartire. Quindi è sempre una mentalità difensiva, però ha un passaggio in più, ovvero quello di provare comunque il cross di prima per provare una giocata in attacco con un contropiede. Un'altra cosa che hanno in comune però il parcheggio all'autobus e il catenaccio è questo: cercate i calci piazzati. Ritorniamo un attimino sul catenaccio e parliamo del cercare i calci piazzati. Questa istruzione è descritta benissimo dal gioco. Se passiamo il mouse sulla voce ci viene fatta un breve riassunto. Ci dice che una volta attivata l'istruzione, i nostri calciatori cercheranno situazioni da palla inattiva, quindi rimessa laterale, calcio di punizione, calcio d'angolo, per far salire sempre di più la squadra, guadagnare appunto l'altezza verso la porta avversaria, un po' come si fa anche nel rugby, se vogliamo. Chiaramente però ci sono risvolti positivi e risvolti negativi. Il risvolto negativo è che i giocatori magari potrebbero provare una giocata un po' più ardita per arrivare in area di rigore o creare un'occasione da rete su palla attiva, su palla in movimento, e invece potrebbero invece accontentarsi in determinati casi e prendersi la rimessa laterale. Il risvolto positivo però è chiaramente che se in squadra avete degli abili tiratori di calci piazzati, che possono essere punizioni ma anche calci d'angolo, perché su calcio d'angolo, su rimessa laterale e su calcio piazzato quest'anno segna veramente tantissimo, lo sappiamo, forse addirittura troppo, e quindi questa soluzione vi permetterebbe, magari anche se avete una bella squadra che potrebbe giocare palla a terra, di sfruttare queste situazioni durante la gara per poter arrivare al gol. Però diciamo che di base andrebbe sfruttato soprattutto per le squadre un po' più piccole, perché magari queste situazioni particolari da palle native potrebbero portare un gol che normalmente sarebbe difficile da raggiungere giocando palla a terra. E se vogliamo, poi è anche connesso alla perdita di tempo, perché comunque potrebbe essere utilizzata anche per provare a rallentare il gioco, se ci pensate, perché magari mancano sempre quei 10-15 minuti finali e cercando sempre una palla inattiva andremo quindi a infastidire l'avversario e a rallentare continuamente la ripresa di gioco per portarci a casa magari il risultato acquisito in precedenza. Spostiamoci sul rettangolo di gioco che si trova nella parte centrale di questa schermata e cerchiamo di capire cosa significano queste varie istruzioni. Diciamo che sono descritte anche in questo caso abbastanza bene, finché però non si finisce sulle imbucate, perché lì magari potrebbe essere un po' fuorviante la descrizione, ma ci arriviamo dopo. Cosa vuol dire e quando conviene utilizzare il partire palla a terra dalla difesa? Se volete sfruttare uno stile di gioco che prevede la costruzione delle vostre giocate sin dalle retrovie, ovviamente dovete puntare sulla palla a terra dalla difesa. Se il vostro stile di gioco è il tiki-taka, se il vostro stile di gioco è il controllo del possesso, ovviamente dovete sempre partire palla a terra dalla difesa. Questo però chiaramente si può fare se avete dei difensori centrali che sanno giocare, che sanno passare. Se avete un difensore centrale che ha 4-5 in passaggi, non è il caso, perché è il montero di turno che è meglio utilizzare per spazzare la palla in avanti. Quindi non potete farlo se avete dei difensori senza fronzoli, dovete farlo appunto se avete dei buoni difensori centrali, o meglio ancora dei difensori che impostano. Si può fare anche con dei terzini che partono molto bassi e poi sono in grado appunto di costruire il gioco dalle retrovie. Concentrare il gioco sulla fascia o al centro. Si può fare anche in maniera asimmetrica, magari voglio concentrare il gioco solo sulla fascia sinistra o solo sulla fascia destra, oppure magari concentrare il gioco in ambedue le fasce. Quando va utilizzata questa impostazione? Va utilizzata nel momento in cui noi abbiamo magari dei palleggiatori nella zona laterale di destra, allora in quel caso andiamo appunto a concentrare il gioco sulla destra. Il caso che vi faccio io è appunto il caso del regista largo sulla fascia destra, in questo caso ci ho messo Traoré come regista largo di supporto. Poi si potrebbe, volendo, anche cercare la sovrapposizione sulle fasce, laddove magari insieme al regista largo ci potrebbe essere un terzino fluidificante d'attacco. Perché la sovrapposizione cosa sta ad indicare? Che il terzino fluidificante sulla fascia avanza palla al piede e passa la palla al regista, il regista mantiene il possesso del pallone, attende che il terzino fluidificante va fino in fondo e poi lo serve in verticale, in maniera tale che il terzino fluidificante può andare fino in fondo, mettere un cross o magari addirittura entrare dentro l'area di rigore se ci sta lo spazio per entrare dentro l'area di rigore. E questo appunto spiega perché utilizzare o meno il giocare sulle fasce, la sovrapposizione sulla destra e il partire palla a terra dalla difesa. Prendiamo ad esempio adesso lo stile tattico invece della palla lunga.
Come potete notare, in fase di possesso con lo stile tattico palla lunga non si parte palla tira da difesa, perché come ci dice appunto lo stesso termine palla lunga, si butta subito la palla in avanti. Andiamo a vedere anche un altro stile tattico interessante, ovvero il gioco sulle fasce. Sul gioco sulle fasce non è previsto ancora una volta il partire palla tira da difesa, perché subito si vuole andare a sfruttare la zona laterale di destra e di sinistra, si concentra appunto il gioco solo sulle fasce e si sfruttano molto le sovrapposizioni. Viceversa, concentrerete il gioco verso il centro se nella vostra disposizione tattica sono previsti tanti palleggiatori, tanti registi. Ad esempio, in questo caso ho fatto l'ipotesi di un regista arretrato in supporto e di un regista avanzato. È chiaro che se avete due palleggiatori in mezzo al campo, cercate di sfruttare soprattutto la loro capacità di visione di gioco, la loro fantasia per cercare una giocata che appunto parta dai loro piedi. La cosa curiosa è accoppiare il gioco verso il centro con l'imbucata centrale, che appunto, come vi dicevo prima, è fuorviante. Diciamo che l'imbucata centrale non è nient'altro che una sovrapposizione che, anziché fatta lateralmente, viene fatta centralmente. Sostanzialmente i casi possono essere due, quelli più clamorosi. Ad esempio, qui abbiamo un regista che attende che un centrocampista molto offensivo abbia l'istruzione di andare avanti appena possibile e appena vede che si lancia lo va a servire in verticale. Oppure abbiamo un giocatore che sta mantenendo il pallone al centro del campo, ha magari l'istruzione di tenere posizione e quindi di non andare avanti, vede che ci sta un attaccante che parte da dietro e va ad attaccare la profondità e appunto lo serve in verticale. Classico caso, quello dell'attaccante di sostegno. L'attaccante di sostegno è un giocatore appunto che magari si trova in questa posizione di campo e ha, come potete notare, l'istruzione del vai avanti appena possibile. In questo caso appunto il regista mantiene il possesso del pallone e appena vede che l'attaccante di sostegno può andare in profondità lo serve e va in porta l'attaccante di sostegno. La prima voce che possiamo modificare sulla tre quarti è quella del cross. Molti lasciano il cross misto e non vanno a specificare la tipologia di cross. Diciamo che la scelta del cross misto è una non decisione in senso generale, però può avere molto senso se invece in avanti noi abbiamo giocatori che sono molto diversi tra di loro. Quindi perché andare poi a specificare una tipologia di cross che magari favorisce uno dei due ma sfavorisce l'altro? Classico esempio: il centravanti in questo caso è un giocatore molto basso ma molto agile, molto con grande accelerazione, e poi abbiamo magari vicino un fulcro di gioco che invece è alto quasi 2 metri e potrebbe sfruttare appunto il colpo di testa. In quel caso va data all'ala la decisione di chi servire meglio, magari appunto quello che è posizionato meglio in campo. Per quanto riguarda chi tira il cross, cosa è importante? Sicuramente è importante il valore in tecnica e anche il valore in passaggi e in cross. Ricordatevi che il cross sta ad indicare il cross alto, mentre il passaggio sta ad indicare il cross basso. Quindi nel cross misto sono importanti entrambe le voci, quindi sia quella del cross che quella del passaggi, e mi raccomando sempre quella della tecnica, che va a potenziare il valore del cross e quello del passaggio. Invece le caratteristiche più importanti dei due giocatori chiaramente sono diverse. In questo caso il centravanti sfrutterà il movimento senza palla e l'accelerazione e l'intuito, mentre il fulcro di gioco sfrutterà soprattutto con cross magari alti la sua forza fisica, quindi dovrà essere bravo nei colpi di testa e nel gioco aereo in generale, quindi anche massima azione e forza. Torniamo ancora nella fase di possesso, vediamo invece qual è il caso del cross basso, quando utilizzarlo. I cross bassi vanno utilizzati soprattutto quando lì davanti ci sono giocatori con un baricentro basso, molto agili, molto rapidi, con un gran movimento senza palla, grande intuito. Per quanto riguarda invece chi effettua il cross, è importante in questo caso soprattutto la tecnica e il passaggio, perché chiaramente il cross basso è determinato dal valore passaggio, non dal cross, che invece sta ad indicare il cross, ovvero quello alto. Cross spioventi. In questo caso bisogna utilizzare un'ala molto tecnica, sono cross molto particolari perché richiedono grande precisione, magari non rapidità di esecuzione, magari l'ala addirittura si sposterà il pallone sul piede preferito per poter fare bene il cross. Dovranno essere molto importanti i valori in tecnica e in cross, questa volta appunto cross è un cross alto, non è un cross basso. Se poi qui c'è addirittura la skill calcio d'effetto, tanto meglio, perché il cross spiovente richiede la capacità di arcuare appunto il cross. Dentro la di rigore dovranno esserci poi giocatori che dovranno sovrastare i difensori centrali, soprattutto con il fisico, perché non essendo un cross veloce sicuramente, o meglio difficilmente, si potrà anticipare il difensore.
Certo, se l'attaccante ha un grande movimento senza palla, un grande intuito, potrà sicuramente farlo, ma più che altro lo dovrà sovrastare con il fisico, quindi sono molto importanti peso, altezza, colpo di testa, massima azione e forza. Cross teso. Quando va utilizzato il cross teso? Il cross teso va utilizzato quando si ha a che fare con un'ala che in continuazione riversa cross dentro l'area di rigore. Sono cross che devono essere effettuati con rapidità, con velocità, quindi magari possono essere a volte anche cross non precisissimi, ma vanno fatti appunto in continuazione, in rapidità, per anticipare, cogliere impreparato il difensore centrale. In questo caso non è richiesto solamente tecnica, ma anche cross e passaggi, perché non è detto che debbano essere dei cross alti o dei cross bassi, potrebbero essere anche cross di mezza altezza, appunto potrebbero anche essere bassi o appunto alti. Dentro l'area di rigore dovranno esserci giocatori che soprattutto sono agili, hanno un buon movimento senza palla, accelerazione, equilibrio, poi se hanno anche colpo di testa e massima elevazione e forza, tanto meglio, ma ripeto, non è la prerogativa del cross teso, perché è un cross che deve andare ad anticipare i movimenti dei giocatori avversari. Potrebbe però cogliere impreparati anche i nostri calciatori, perché ripeto, non è un cross che di per sé è per forza preciso, non va effettuato per forza dall'ala con il suo piede preferito, ma deve appunto riversare continuamente cross dentro l'area di rigore. Magari anche un tocco del difensore centrale che si trova impreparato potrebbe portare a un autogol. Questa è la tipologia del cross teso. Spostiamoci in basso, vediamo questo rettangolo di gioco che ha ulteriori informazioni che possiamo sfruttare per creare la nostra tattica. Portare il pallone in area. Anche qui la descrizione è abbastanza esaustiva. Insomma, il gioco ci dice: se tu selezioni questo valore, stai a indicare ai giocatori di non andare a forzare magari un tiro da lontano o un dribbling, ma avere pazienza e aspettare che si apra il varco giusto per poter servire un giocatore che è meglio posizionato e potrebbe fare un tiro più semplice. Alle volte infatti lo trovate in controtendenza con l'affrontare la difesa palla a terra, quindi spesso lo trovate insieme a dribbla di meno, proprio per rafforzare l'idea di non provare la giocata del singolo, ma sfruttare magari più un gioco corale. Difatti se noi andiamo sul tiki-taka, vedete che in fase di possesso è selezionato proprio il portare la palla in aria e il dribblare di meno. Affrontare la difesa palla al piede però potrebbe in alcuni casi essere comunque messo insieme al portare il pallone in aria, però è chiaro che qui dovete avere giocatori veramente abilissimi nel dribbling, altrimenti, come vi ho appena detto, potrebbe essere controproducente inserire entrambi questi valori. Nel momento in cui voi utilizzate l'istruzione del portare la palla in area, automaticamente non potete sfruttare né il tiro appena possibile né il cross di prima, che invece fra di loro possono essere combinati. Ora, il tiro appena possibile va sfruttato magari nelle fasi finali di una partita, se proprio il risultato non riesce ad arrivare, se proprio non riuscite a sfondare la difesa avversaria con le giocate palla a terra, e a quel punto volete provare appunto tiri un po' più complicati da fuori area. Uno potrebbe anche pensare: ma sì, io voglio giocare comunque palla a terra, però voglio utilizzare il tiro appena possibile perché ho tanti giocatori che possono andare al tiro da lontano. Io però ti sconsiglio di fare una cosa del genere. Ti dico, se hai giocatori molto abili palla a terra, sfrutta comunque il portare il pallone in aria e metti invece al singolo ruolo, magari appunto al tuo trequartista che ritieni essere molto bravo a tirare da lontano, il tira di più. Perché in questo caso lui andrà comunque a tirare di più, anche se tu non hai selezionato il tiro appena possibile, ma almeno lo dai a giocatori che sai che possono andare effettivamente alla conclusione e essere appunto efficaci. Però ricordati sempre che il tiro da lontano e la tecnica sono fondamentali, più sono alti meglio è. Chiaro che se avete giocatori con tecniche e tiro da lontano intorno al 15, ha senso assolutamente sfruttare l'istruzione su quel singolo giocatore e tirare da lontano. Quando conviene sfruttare invece i cross di prima? Beh, tutte le volte che non volete attuare uno stile di gioco che preveda le giocate palla a terra, ma che appunto voglia invece sfruttare velocemente la fase di transizione per trasformare l'azione da difensiva in offensiva e sfruttare qualcuno che magari attacca la profondità con rapidità o magari con il fisico per far salire la squadra. È il caso ad esempio dello stile tattico della palla lunga, dove la squadra magari non ha appunto doti per mettere in difficoltà l'avversario centralmente con la palla a terra, ma appunto si sfruttano passaggi molto veloci, molto lunghi, e il ritmo è sempre alto perché appunto c'è questa continua trasformazione della fase da difensiva in offensiva, ci sono continue transizioni di gioco.
fateci caso. In questo caso lo stile prevede anche più disciplina, cercare i calci piazzati, si tratta proprio di quello stile che sfruttano le squadre piccole. Libertà di inventare, questo è un'istruzione davvero molto molto delicata, perché nei momenti in cui tu hai molti giocatori abili palla a terra, tanti palleggiatori, potresti pensare di sfruttare la creatività, però nel momento in cui tu sfrutti la più creatività stai dicendo anche ai tuoi giocatori che non devono necessariamente essere rigidi nell'interpretazione della tattica che tu hai elaborato. Questo vuol dire che i giocatori magari si troveranno anche fuori posizione e potrebbero essere quindi colti impreparati in fase di contropiede. Quindi andateci cauti con questa istruzione. Io vi consiglio di utilizzarla o appunto se avete proprio tanti palleggiatori con una classe veramente cristallina, in maniera tale che sanno quando effettuare delle giocate molto particolari, oppure se siete nelle fasi finali di una partita, non riuscite proprio a trovare il gol, non riuscite ad avere giocatori che sono abili nel tiro da lontano, e allora in quel caso provate a dare maggiore libertà al genio tattico. Sono quelle partite che appunto possono essere risolte dal colpo di fulmine di un giocatore, se chiaramente è molto abile potete sfruttare appunto il più creatività per sbloccare la partita, mentre potete sfruttare il più disciplina tutte quelle volte che volete che la squadra si comporti esattamente come volete voi, stile per esempio Conte, tutte quelle squadre che sfruttano soprattutto l'intensità, gli automatismi e la rigidità di uno schema che è stato studiato, si sfrutta il più disciplina soprattutto nelle serie inferiori per far capire ai giocatori esattamente cosa volete da loro. Oltre a stabilire come far muovere la squadra quando in fase di possesso e quando in fase di non possesso, dobbiamo anche stabilire le istruzioni per gestire la squadra quando è in fase di transizione, ovvero quella fase che intercorre proprio dal possesso e non possesso. In gergo però si parla anche di transizione negativa e di transizione positiva. La transizione negativa è quando si passa dall'avere il possesso e poi a perderlo, e poi la fase invece di transizione positiva, ovvero quando non si aveva il possesso e lo si recupera. Quindi qui dobbiamo stabilire appunto come comportarci in questi casi. Le istruzioni più efficaci in fase di transizione, come ormai sanno tutti su FM20, sono fare pressing a tutto campo e contropiede, ma questo era così anche su FM19. Diciamo che su FM19, almeno tra i content creator italiani di FM, io fui il primo ad accorgermene, infatti feci proprio una battaglia sia qui che sull'altra piattaforma viola per dire a tutti giocate con fare pressing a tutto campo e poi contropiede, e altri poi si accodarono e fecero così, così come sulla mentalità. Io feci anche una battaglia l'anno scorso sulla mentalità, primo fra tutti i content creator di FM in Italia mi resi conto che funzionava soprattutto la offensiva e la positiva. Poi da quest'anno un po' tutti quanti ripetono a ruota questa cosa che dicevo già io l'anno scorso. Ad ogni modo, queste sono le istruzioni specifiche del Gegenpress. Poi nulla toglie che se voi vogliate creare uno stile tattico diverso, magari un tiki taka, in questo caso voi dovete mettere chiaramente il tenere posizione, perché nel tiki taka non esiste il contropiede. Quando si recupera il pallone, quindi in transizione positiva, bisogna chiaramente gestirlo in maniera ragionata, non andando in verticale subito. Viceversa, se voi volete in determinate partite difendere il risultato, magari con un catenaccio, dovete mettere ritornare e contropiede, perché chiaramente non potete esporvi con un pressing continuo sull'avversario, perché rischiereste poi di subire a vostra volta un contropiede, mentre nel momento in cui prendete la palla chiaramente non va gestito il pallone, va assolutamente attaccato l'avversario, anche perché se voi giocate di catenaccio sicuramente l'avversario sapendo ciò avrà un baricentro più avanzato e potrebbe essere colto proprio impreparato con un contropiede. Quindi è così che va impostato nel caso in cui volete difendere il risultato. Oltre alla fase di transizione negativa e a quella di transizione positiva, chiaramente potete anche decidere come far ripartire il gioco con il portiere, che viene appunto trattato in maniera diversa perché è un giocatore diverso rispetto agli altri che giocano sempre costantemente il pallone con i piedi. Qui potete decidere se passarla velocemente o rallentare il gioco. Chiaramente potete anche non decidere una delle due possibilità. Conviene rallentare il gioco quando avete magari il vantaggio esiguo e volete appunto far sì che si perdano dei secondi preziosi, oppure volete proprio infastidire l'avversario. Mentre magari siete sotto o volete sbloccare la partita, il passarla velocemente è più efficace. Magari potreste fare proprio come ha fatto il Napoli in Coppa Italia contro l'Inter, che ha fatto un lancio lunghissimo per scavaccare tutti i giocatori, tutta la rosa avversaria, dove poi c'è stato Insigne che, se non mi sbaglio, ha passato la palla sul lancio appunto del portiere che era Ospina. C'è stato il passaggio verso Insigne che poi con il secondo passaggio l'ha servita a Mertens, che ha fatto poi il gol della vittoria.
se non volete scavalcare l'intera squadra perché magari non avete giocatori molto veloci o molto forti fisicamente per cogliere impreparato l'avversario, potreste anche decidere di partire con passala velocemente ai difensori centrali o magari ai terzini soltanto o proprio a qualsiasi dei giocatori che si trova qui in basso. Però è chiaro che se selezionate tutti questi settori, qui devono esserci giocatori molto abili nella tecnica, controllo palla, passaggi e visione di gioco. Ma come faccio sempre io l'esempio, se avete Montero di turno qui in difesa, chiaramente è meglio non rischiare di passargli la palla perché potrebbe combinare danni, perdere palla e subire un contropiede. Se però accanto a un Montero c'avete magari un Rubén Dias, difensore portoghese che vi consiglio perché cresce molto molto bene, è meglio passarla direttamente a lui. Quindi anziché scegliere un settore, potreste scegliere un ruolo a cui passare direttamente la palla, così evitate che magari qui c'è Montero e non gli passate la palla, che sennò combina danni. Oppure, anziché un difensore centrale abile, potete passarla chiaramente a un terzino che magari ha grandi capacità di dribbling e potrebbe subito andare in fondo. O magari la capacità di dribbling potrebbe averla l'ala, quindi passate direttamente la palla all'ala che potrebbe andare fino in fondo, mettere un cross e fare il gol, poi con pochi passaggi. Chiaramente potreste anche decidere il tipo di distribuzione e a quel punto potete decidere se il portiere la passa con le mani, la calcia con i piedi, se la calcia lunga, se la lancia lunga o se la lancia corta. Facciamo l'esempio chiaramente di passare la palla verso un settore specifico, verso il difensore centrale. È ovvio che il gioco vi dice guarda che non la puoi più calciare lunga in quel caso perché devi fare un passaggio breve. Viceversa, se tu la butti qui sulle fasce non la lancerai mai bassa, quindi il gioco in questo caso ti aiuta. Però più lontano giustamente è il settore verso cui lanciate la palla, più deve essere lungo chiaramente il rilancio, che può essere appunto fatto sia con le mani che con i piedi. E arriviamo alla fase di non possesso. Qui abbiamo la linea di pressing, quella che viene anche definita linea di ingaggio. La linea di ingaggio è quella degli attaccanti, quindi più è alta più i giocatori andranno a pressare l'avversario. Più è alta più ha senso mettere anche impedire passaggi corti del portiere, perché se selezionate questa istruzione con una linea di ingaggio molto alta, fate sì che i vostri attaccanti vadano subito a pressare il portiere, che a quel punto non potrà passarla corta velocemente al difensore centrale. L'istruzione del fuorigioco è invece direttamente collegata alla linea della difesa. Chiaramente più la linea della difesa è alta, più deve essere fatto il fuorigioco, perché mettendosi in linea i giocatori possono mettere in posizione di fuorigioco l'avversario ed evitare appunto di subire un contropiede, che è molto pericoloso ed è molto probabile da subire quando la linea di difesa è più alta o addirittura molto più alta. Diciamo che quando la linea della difesa è nella posizione standard, l'efficacia del mettere o meno il fuorigioco comincia già a scemare. Di sicuro non va mai messa nel momento in cui la linea della difesa è più bassa, perché è solamente un rischio in più, perché è un'istruzione in più da dare ai giocatori che dovranno muoversi chiaramente in linea, in coordinazione. Sono talmente vicino al portiere che assolutamente non ha senso caricarli di quest'altra ulteriore istruzione. Tenete però presente che nel momento in cui voi volete utilizzare il fuorigioco è molto importante che i vostri giocatori sono abili nel posizionamento, nell'intuito, nelle decisioni e nella freddezza, perché se non sono forti a livello mentale il fuorigioco ve lo sbaglieranno. Ampiezza di difesa, cosa si intende e come va impostata? Allora, innanzitutto stabiliamo che anche qui il concetto di difesa non sta ad indicare il difensore centrale o l'intero reparto di difesa, ma sta ad indicare tutti coloro che difendono, perché difesa sta per difendente, così come attaccante sta per attaccante in quanto colui che attacca, non attaccante colui che sta in area. Quindi mentre l'ampiezza d'attacco in realtà sottintende l'ampiezza della squadra in fase di supporto, quindi larghezza dei reparti in totale, anche qui in fase di non possesso ampiezza della difesa si intende la distanza tra i giocatori, tra i singoli giocatori durante l'arco della fase di non possesso. Quindi è un valore che incide su tutti i ruoli, sempre però in orizzontale. Sia in questo caso si intendeva appunto la distanza orizzontale tra i giocatori. Vediamo appunto che se io mi sposto qui o qui cambia appunto la distanza che intercorre non solo tra i difensori centrali o tra il terzino e il difensore centrale, ma anche tra i centrocampisti laterali e quello centrale e tra i due attaccanti. Vi ripeto la stessa cosa che vi dicevo l'anno scorso: se avete una difesa a 4, il miglior modo di difendersi è sicuramente di base l'ampiezza di difesa stretta. Se però incontrate una squadra che chiaramente sfrutta un'ampiezza d'attacco molto larga, in quel caso, se vedete che appunto vi attaccano sempre sulle fasce,
dovete chiaramente spostarvi in ampiezza standard. Questo è quello che vale per la difesa a 4. Non è la stessa cosa per quando si usa la difesa a 3. Quando si utilizza la difesa a 3, innanzitutto è bene ricordarsi di mettere, se il gioco non lo ha fatto, lo stare largo al difensore, che chiaramente non sta al centro ma appunto si trova sul centro destra o sul centro sinistra, e conviene mettersi almeno in ampiezza standard o al più in ampiezza larga. Questo perché chiaramente, essendoci solo tre difensori, se si mettono stretti, quello che succede è che qui lasciate dei buchi l'avversario, che potrebbe appunto sfruttarli per accerchiare i vostri difensori centrali. Infatti, quando si utilizza la difesa 3, il pericolo maggiore è proprio quando chi mettete in questa posizione non va a scalare, e non andando a scalare lascia chiaramente i compagni non protetti. Sull'intensità di pressing abbiamo già espresso qualcosa a inizio video, si tratta di una voce abbastanza comprensibile. Qui avete una barra che più portate verso destra, più aumenta l'intensità di pressing. Ricordatevi però che maggiore è l'intensità di pressing, maggiore sarà la propensione del vostro calciatore a lasciare la posizione originaria per andare a pressare l'avversario, e quando voi andate a pressare con tanti uomini l'avversario, lasciate dei buchi poi dietro e potete essere colti poi impreparati con qualche lancio lungo o qualche contropiede da parte dell'avversario. Quindi mi raccomando, se avete un centrocampo folto ha senso aumentare l'intensità di pressing, o se avete comunque giocatori in attacco, perché il pressing si fa soprattutto anche con i giocatori in attacco, soprattutto anche con gli attaccanti esterni. Se avete attaccanti esterni che non sono disponibili a fare questo lavoro di sacrificio, perché sono più abili magari nella fase offensiva e meno in quella difensiva, evitate di esagerare nell'intensità di pressing. Ormai è un calcio totale quello moderno, però ci vogliono giocatori disposti al sacrificio. Marcatura stretta. Diciamo che questa voce è molto molto efficace, però bisogna anche dire che sì, selezionandola mi aspetto che i miei difensori vadano a marcare in maniera più accurata l'avversario, però è anche vero che dovete dire chi dovranno marcare, se no resta un po' un'istruzione fine a se stessa. Andiamo chiaramente sulla nostra tattica, prendiamo un giocatore a caso, magari il nostro terzino fluidificante, giusto per capire come funziona questo concetto. Dobbiamo stabilire chi dovrà marcare a uomo, magari se vogliamo una marcatura specifica di un giocatore specifico, perché magari ci siamo studiati l'avversario, sappiamo che magari, che ne so, Edoardo Bartoletti è un po' debole, potrebbe appunto essere marcato con efficacia perché magari mentalmente è un po' debole, potrebbe andare in difficoltà se pressato, quindi lo marchiamo stretto e sappiamo appunto che il nostro terzino fluidificante farà questo tutta la partita. Chiaramente poi se vorremmo cambiare la marcatura durante l'arco della gara, perché magari Edoardo Bartoletti se ne va o per altri motivi magari l'avversario cambia modulo, dovremo poi ricordarci di andare a cambiare la marcatura uomo. Se non vogliamo continuamente fare questo lavoro sul singolo avversario, potremmo farlo sul ruolo. Quindi magari noi possiamo dire al nostro terzino fluidificante di non marcare Bartoletti nello specifico, ma il difensore di destra dell'avversario. Chiaramente però significa che l'avversario dovrà avere un terzino destro. Se chiaramente il mio avversario gioca con la difesa 3, devo aggiustare questo ruolo specifico quando sono in partita. Quindi mi raccomando, la marcatura stretta è sicuramente efficace, ma poi dovete andare a specificare bene sto giocatore chi deve andare a marcare. Terminiamo la fase di non possesso parlando dei contrasti. Se voi mettete i contrasti aggressivi, fate sì che i vostri giocatori mettino la gamba per far capire all'avversario che oggi non è cosa di fare giocate particolari. Però questo, se da un lato potrebbe intimidire un avversario che magari non è forte mentalmente, potrebbe portare a qualche cartellino di troppo, soprattutto se l'avversario ha molti giocatori tecnici che possono nascondervi il pallone mentre voi state per fare l'intervento, e in quel caso rischiate di prendervi troppi cartellini, troppe sanzioni disciplinari. Quindi meditate bene sull'uso di questa istruzione. Anche qui è il caso di studiarsi bene l'avversario, e se effettivamente può essere intimidito con i contrasti, effettuate i contrasti 2. Attenzione, vi esorto a non utilizzare quasi mai il non fare i contrasti aggressivi, perché è più deleterio che non scegliere proprio. Se non volete mettere il contrasto aggressivo, lasciate così, perché se dite ai vostri giocatori di non mettere la gamba, di non fare il tackle azzardato, è capace che in quelle situazioni dove potrebbero rischiarsela e saprebbero di poterlo fare, eviteranno di farlo, e in quel caso chiaramente l'avversario potrebbe andare in porta perché non fermato in maniera adeguata. Come vi avevo detto all'inizio del video, avremo parlato anche dello stile tattico Lucullus, e lo stile che uso io personalmente, e potete appunto verificare che non ci sta uno stile predeterminato così.
per cui vi faccio vedere direttamente io come ragiono, vi regalo questa cassetta degli attrezzi per creare delle tattiche che sfruttino alcune componenti del Game Press, alcune componenti del Tiki Taka e alcune componenti del contropiede. Questo è lo stile Lucullus. Vi darò chiaramente un link da scaricare in descrizione, poi voi dovrete semplicemente metterlo in documenti, vi faccio vedere passo passo. Lo scaricherete, non dovrà essere estratto, andrete in documenti, poi Sport Interactive, poi Football Manager 2020 e poi andrete a inserirlo su Tactical Styles, dove appunto vedete ci sta il file Lucullus. Se non avete questa cartella Tactical Style, basta fare tasto destro del mouse su un punto qualsiasi e poi nuovo e andare su cartella. A quel punto potrete nominare la cartella Tactical Styles e metterete lì all'interno lo stile tattico Lucullus. E dopo aver messo il file nella cartella giusta, non dovrete far altro che richiamarlo nel vostro save. Quindi andate qui dove ci sta questa freccetta verso il basso, ci cliccate sopra, poi andate su carica e selezionate appunto il file Lucullus che trovate dentro la cartella Tactical Styles, dentro la componente locale. Dopodiché andate su carica e avrete quindi la mia fase di possesso, transizione e non possesso. Andiamo a capire però perché ho scelto proprio questo. La mentalità è chiaramente quella offensiva. Mi raccomando, dovete fare qualche piccolo aggiustamento in base alla disposizione in campo, ma capirete bene cosa dovete fare nei vari contesti. Dovrete mantenerla al centro questa barra nel momento in cui avete anche voi un 4-4-2 da personalizzare. Viceversa, se invece avete una disposizione un po' più stretta a centrocampo, un po' più condensata verso il centro, tipo un albero di Natale o magari un trequartista con due punte, ma sempre con soli tre centrocampisti sulla mediana, allora in quel caso chiaramente dovrete modificare l'ampiezza di attacco e metterla appunto più stretta, ok? Dopodiché, se invece utilizzate un attacco a 2 con un centrocampo a 5, perché oltre ai due terzini fortificanti, in questo caso ad esempio ci sono anche tre centrocampisti sulla mediana, in questo caso dovrete cambiare ulteriormente e metterla larga o addirittura ancora più larga, quello poi starà anche alla vostra scelta come gusto personale, però insomma va allargata quando ci sono tanti giocatori sulla mediana e va invece ristretta quando ci sono pochi giocatori sulla mediana. Stile dei passaggi poco più che diretto, perché io voglio chiaramente uno stile che cerchi di emulare quello del Gegenpress per quanto riguarda lo stile dei passaggi. Il ritmo invece è un po' più basso del Gegenpress, perché voglio anche affrontare la difesa palla a terra e voglio anche portare la palla in aria. Se invece non avessi selezionato queste cose, avrei potuto addirittura alzare ancora di più il ritmo. Ritmo che però andrà sicuramente messo più basso nel momento in cui volete fare le sovrapposizioni, perché quando si fanno le sovrapposizioni bisogna dare il tempo materiale ai giocatori di andare a sovrapporsi. La cosa vale sia se la fate lateralmente, sia che la fate appunto centralmente. Ovviamente poi i cross sono quelli bassi, perché io preferisco soprattutto sfruttare giocatori molto agili, molto veloci, però come vi ho spiegato in precedenza potete anche optare per cross di diverso tipo in base a quelli che sono le caratteristiche dei vostri attaccanti. In fase di transizione, come appunto vi ho già detto, pressing a tutto campo e contropiede, qui non vi dico nulla perché dipenderà appunto da quelle che sono le capacità anche del vostro portiere. Ricordatevi che il portiere la può calciare con i piedi se è bravo in passaggi, se soprattutto ha controllo palla. Mi raccomando, se la può passare velocemente deve anche avere visione di gioco, quindi qui ho deciso di non prendermi io una responsabilità perché dipende anche dai contesti della partita, come vi ho spiegato durante questo tutorial. In fase di non possesso la pieza, la difesa è stretta, ricordatevi che va però allargata quando vi attaccano molto sulle fasce e chiaramente va resa più larga quando la difesa è solamente a 3. Fare il fuorigioco, perché chiaramente la linea della difesa è più alta, marcare più stretti, ricordatevi che però dovete pure specificare chi va marcato stretto, altrimenti questa cosa la potete anche obiettivamente togliere. I contrasti io li preferisco sempre aggressivi, però come vi ho già detto in precedenza, se incontrate una squadra molto tecnica che potrebbe nascondervi il pallone, è meglio evitare di selezionare il contrasto aggressivo. Questo è lo stile Lucullus. Il video termina qui, spero che vi possa essere di aiuto per creare le vostre tattiche. Se avete commenti da fare, mi raccomando, segnalateli e vi sarà data risposta. Buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video di FM20. Buon salvone!